Quali sono le principali sfide logistiche nel trasporto di vino a livello internazionale? Io sono Gaetano Santoro, branch manager della filiale di Torre Annunziata, dove ci troviamo in questo momento. Ogni giorno noi di T-Group abbiamo a che fare con una complessa gestione delle normative doganali, perché pianificare correttamente un progetto doganale favorisce un flusso logistico più scorrevole, evitando di avere merci ferme o di incorrere in sanzioni. La gestione del rischio legata alle lunghe distanze percorse dai nostri autisti, la prevenzione di danni fisici al prodotto e la conservazione della temperatura durante il trasporto. L'importanza di questo tipo di trasporti è tenuta particolarmente in considerazione dall'industria alimentare, che si affida solamente a spedizionieri certificati. Ma come si garantisce la qualità e come viene gestita la sicurezza del vino durante il trasporto? Quando si parla di trasporto a temperatura controllata, si intende una modalità di trasporto che prevede il mantenimento di una temperatura costante all'interno del veicolo, che sia calda o fredda, ovviamente in base alla temperatura esterna. Garantiamo tutto ciò utilizzando container refrigerati, sistemi di tracciamento avanzati e misure di sicurezza fisiche per prevenire furti e alterazioni del prodotto. Tutto questo viene gestito con il supporto di software avanzati e dedicati per la gestione della catena di fornitura e l'uso di LOT per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di trasporto. 48 piattaforme, 1100 dipendenti, 1100 veicoli in movimento ogni giorno. T-Group, anywhere, in any way.